nella quarta giornata del campionato lombardo femminile. A Sporta Milano 6 punti, ospita al centro sportivo Giacinto Facchetti di Baveggio il Solarity, 3 punti. Al quinto Maganini esce con i tempi giusti al limite dell'area per murare la conclusione di Cerri. 2 minuti dopo la Sportan prova a replicare. Lo schema su punizione è puntata di Jordi che termina alta. Al nono rimessa laterale di Jordi e Salmeri con la botta da fuori area lo stringe De Stefano alla parata in angolo. Sul conseguente corner Jordi a impegnare di nuovo il portiere valtellinese. Al 13esimo Salmeri manca la porta in girata da posizione più che favorevole. Al 19esimo corner battuto da Tombolini e Jordi la sblocca con una formidabile pennellata all'incrocio dei pali. Passano 3 minuti e Solarity replica con una ripartenza avviata da Cerri e finalizzata dall'1-1 di Bormolini. Poco dopo Tombolini costringe De Stefano alla respinta. Schur calcia al volo sul secondo palo dove Crespi scheggia la traversa. Nella ripresa il forcing della Sportan è premiato all'11esimo dal gol partita di Crespi che mette la palla in buca d'angolo dopo assist di Cardoso. Poco dopo Schur non riesce nel tap-in vincente su imbeccata di Cardoso. Al 20esimo sventola da fuori area di Stufo e parata miracolosa di Magagnini. Quindi Schur scarica per Seveso che manca la porta da centro area. L'ultima occasione per Tombolini che spreca un invito a nozze di Schur. La Sportan si impone così 2-1. Resta a punteggio pieno ed è la nuova capolista solitaria. Allora, siamo con Angelica Magagnini, portiere della Sportland. Stasera è andata bene la partita, un po' sofferta, con Solarity 2-1, insomma, però sei messa anche tu una bella pezza, sei contenta? È stata una partita decisamente sofferta, diciamo che per me era la prima partita che giocavo in campionato, quindi per me era particolarmente sentita, poi gli altri portieri non c'erano. È stata combattuta, abbiamo giocato con una tattica un po' in pressione per seguire quanto detto dal mister e l'abbiamo un po' sofferta, obiettivamente. Ecco, adesso cosa cambia dopo questa vittoria? Insomma, bisognerà sempre impegnarsi in tutte le partite perché non c'è niente di scontato in questo campionato. Quello mai, la palla è rotonda, quindi dipende. Detto questo, l'obiettivo adesso è la Coppa Italia, ovviamente. Dobbiamo cercare di stare più concentrati anche nel campionato. Ecco, hai fatto anche alcune belle parate, insomma, bisogna sempre essere sul pezzo, no? Il portiere magari anche quando l'hai impegnato sempre. Quando arriva di tiri, insomma, sì, non è mai facile. Sì, tiri, ma ben decise. Ma più che altro qualche uscita, però è stata molto impressione, soprattutto nel secondo tempo, loro sono state molto presenti. Bene, grazie, complimenti, alla prossima, ciao. Ciao.